Incidente mortale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 in località Ponte Barizzo di Capaccio Pestum. Una Nissan Qashqai, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il guardrail. Il sinistro è avvenuto prima delle 17:30. Ad avere la peggio Virginia Scarfato, quarantenne, originaria di Castellammare di Stabia, ma residente a Candida, in provincia di Avellino, deceduta sul colpo. Illesi invece il marito e i due bambini a bordo. I vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, comandati dal caposquadra Matteo Memoli, sono stati costretti ad utilizzare tronchesi pneumatiche per estrarre la vittima dalle lamiere dell'auto. Sul luogo dell'accaduto le ambulanze ed un elicottero del 118. Sul sinistro indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna.